Ci troviamo col presidente della Bottega del Basket, Antonio Musolino. Innanzitutto un commento per questa partita e questa sconfitta contro Rende. Ma una partita che abbiamo tenuto per i primi 2 quarti, poi sono usciti loro perché alla distanza sono, diciamo, hanno fisicamente delle doti migliori delle nostre. Sono una bella squadra, nettamente superiore alla nostra. Abbiamo sofferto mo molto, soprattutto nei rimbalzi, si è visto, sia difensivi che offensivi. Andavano sempre loro nelle palle, nei rimbalzi, e quindi alla fine quella secondo me è stata tutta la differenza, anche se loro hanno anche quei 2 stranieri che sono molto forti. Ok, durante la fondazione della Bottega del Basket, durante una partita della regina del calcio allo stadio, ti saresti mai aspettato che il tuo amico, socio, allenatore, compagno di squadra potesse mai diventare il nuovo presidente della FIP Calabria? Allora no, allora no. Ora diciamo come sono andati gli eventi, c'era da aspettarselo, anche perché Paolo si sa come me, più lui che me, diciamo, è da molti anni che collabora. Cosa gli puoi augurare per questa nuova avventura? Cosa gli posso augurare? Speriamo che riesca a fare le cose migliori per il basket calabrese. Quando si hanno queste cariche c'è tutto da perdere che da guadagnare. Speriamo che riescano con i suoi collaboratori a fare delle scelte e delle cose giuste, che cresce il basket in Calabria, perché attualmente diciamo è un po' sottotono. Che possa trovare anche un po' di tempo per la tua botteghella. Ora vediamo come ci organizziamo, naturalmente. Bocca al lupo. Credo.